Ciao, benvenuti in un nuovo video! Ma perché sembra che ho le braccia chilometriche? Oh mio Dio! Bentornate se siete già iscritti al mio canale e benvenute se è il primo video che vedete. Capisco che se è il primo video sembra una matta, comunque anche gli altri sembrano una matta. Bene, detto questo, ho chiesto su Instagram tramite il sondaggio se avevate voglia di vedere un video spesa o di acqua e sapone. Siccome ho preso un sacco di cosine interessanti, ho detto perché non farne un video? Mi avete risposto con l'84% circa che eravate interessate e quindi ecco il video. Non che debba essere utile a qualcuno, ma è più un me faccio i cavoli tuoi di quello che compri. Allora, ci sono cose che io compro abitualmente, quindi partirei dal detersivo. Ultimamente io cambio spessissimo il detersivo, ditemi se anche voi lo cambiate spesso perché non siete mai contento, perché vi abituate troppo all'odore e poi non lo sentite più. Naturalmente non qui sotto perché i commenti sono disabilitati grazie a YouTube, nel post che condivido in community. Scusate se lo dico di continuo, ma è doveroso da parte mia. Allora, in questo momento sto usando questo qui, felce azzurra. Questo mi piace un sacco, è smacchiante e ravvivante, cenere vulcanica. L'odore è buono, adesso cerco di descrivervelo. Cioè, raga, è tipo gel, è azzurrino. L'odore sa proprio di dei panni puliti. Non sa di felce azzurra, borotalco. In realtà non ve lo saprei proprio descrivere, comunque ci ho provato. Però mi piace perché anche questo, mischiato poi con gli ammorbidenti che uso io, mi piace proprio la combo di profumazione, perché non tutti i detersivi cozzano con l'ammorbidente. Magari l'ammorbidente più buono del mondo, cambi detersivo, fa tipo un guazzabuglio e puzza. Questi ne ho presi due, però non mi chiedete il prezzo perché non me lo ricordo. E vogliamo lasciare qui in bella vista? Ma che bellini! Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà! Allora, qui manca il tappo dosatore perché già sta in lavatrice, l'ho sudato in faccia. Era tantissimo che non utilizzavo il Vanish. Ho provato questo perché è sicuro anche sui colori. E siccome io non mi sono mai trovata particolarmente bene col Vanish, manco quello in polvere, quindi sinceramente non lo so perché l'ho preso. Forse perché l'ho visto fucsia, o forse perché non lo so. L'ho preso, stava in offerta in realtà. L'ho già usato, l'ho messo appunto dentro la lavatrice. Ci riprovo. Anche perché ho usato anche un altro prodotto pre-smacchiante, quindi l'ho preso. E poi ho preso anche il Vanish Crystal White, proprio per i panni bianchi, per dargli ancora di più quell'aspetto candido ai panni. Anche è vero che io ultimamente utilizzo un po' di bicarbonato, non dentro lo sportelletto, perché sennò ho paura che i grumi mi rovinano. Cioè, tipo che mi si va a infilare, vabbè, insomma, avete capito. Comunque lo metto direttamente nella pallina dentro i panni, quindi dentro lo blò. E il bicarbonato fa un ottimo lavoro, sinceramente. Mi sono dimenticata di ricomprarlo, intelligentona. Va bene, comunque questo qui, questo è senza la candeggina, tra l'altro. Quindi ottimo, ma in realtà l'ho preso perché è utilizzabile anche in acqua fredda e ci sono delle cose che non potete lavare proprio a 60 gradi, quindi magari fate un lavaggetto a 30, anche perché sennò poi se i panni si rovinano. E quindi ho detto vabbè, proviamo anche questo. Ok, sempre per quanto riguarda le cose di casa, buste della spazzatura, niente di che. In realtà le prendo sempre rosa le buste della spazzatura. Perché l'ho presa di questo color giallino cacarellino? I don't know. Poi sono un po' malata e un po' fissata, lo so, il buco dell'ozono, i gas tossici, salvaguardiamo l'ambiente. In realtà io non sono molto brava in questo, cerco di chiudere l'acqua quando me lavo i denti, cerco di non usare troppo sapone quando te lavi le mani, però comunque anche io sono umana e pecco. Quindi uso tanti spray, purtroppo, me ne vergogno, però ho preso questo qui, non mi fa proprio impazzire. Sono i profumatori per i tessuti, per i panni, per i divani, bla bla. Ovviamente non è che li uso, se oggi ho usato sta maglietta e domani me la voglio rimettere, cioè spruzzo questo per levare i cattivi odori. Assolutamente no, lo uso molto per le tende, tipo i cuscini quelli da composizione, no, diciamo. Allora magari ci spruzzo un po' di questi per ravvivarli un po', lo spruzzo nella cuccia del cane. Non c'era quello che utilizzo di solito e quindi ho preso questo, Strabilia, deodorante per tessuti,
veniva poco, ma in realtà il gioco non vale la candela perché è talmente piccino che costa poco, ma ci fate niente, 75 ml. E in realtà l'odore non è poi così persistente e così wow, quindi questo non ve lo consiglio affatto. Poi ho preso i sacchetti, quelli da inserire nell'armadio. Ogni tanto li prendo, non so, proprio un amante di questi sacchetti, infatti la maggior parte delle volte invece che finire nell'armadio finiscono nel cesto della biancheria. C'ho il cesto, ci attacco questo in modo che quando ci metti i panni sporchi, potrebbe essere un'idea, quando aprite il cesto non sentite quell'odore, insomma, del panno sporco, magari un po' umidiccio, non so se avete figli o mariti che giocano a pallone, vanno in palestra, quindi i panni un po' sudati, se non li lavate subito, poi creano un odore un po' particolare quando aprite il cesto, se non avete il tempo di lavarli nell'immediato, e quindi di solito lo utilizzo per questo, o in alternativa compro gli Arbre Magique che metto appunto dentro il cesto dei panni. E chi mi conosce da tempo sa che l'Arbre Magique lo uso al posto delle pasticchette profumatrici dentro l'aspirapolvere. Invece di usare le pasticchette, io prendo l'Arbre Magique, ma non quelli originali, pure quelli sottomarche che costano tipo 90 centesimi. Cerco un profumo che mi piace, lo infilo dentro il sacchetto del folletto e aspiro. Poi una volta che il sacchetto è pieno, io butto tutto. Però sono ottimi, provateli perché vi durano una marea. Appena accendete che sentite il folletto, se sprigiona questo odore di Arbre Magique, è favoloso. Comunque, questi qua di solito fanno tutto lavanda. C'era scritto proprio odore di fresco bucato. Speriamo che non è un po' tipo nonna style. Se l'avete provato fatemelo sapere, altrimenti ho buttato i soldi. Ho preso un altro pacchetto di queste spugnette qua che io uso tantissimo sia per la cucina che per il bagno. E solitamente, non so voi, ma io le divido per colore. Quella blu la utilizzo quasi sempre per il bagno. Non so perché WC. Io quando penso al bagno penso all'azzurro. Infatti il mio bagno è tutto azzurro. Non so voi. E la cucina solitamente uso verde, forse perché ho la cucina verde, o al massimo gialla, rosa, difficile. Comunque queste costavano pochissimo, non ricordo. In realtà non voglio mostrarvi lo scontrino perché altrimenti Lillo mi uccide. Allora, ho comprato... c'era tutto lo stand della Pharmamed dove avevano tutte le cose antipidocchio. E siccome io in farmacia per lo spray antipidocchio spendo un botto ottimo, non mi ricordo, l'avevo consigliato pure a qualcuno, ora non ricordo qual era, però c'era tutto lo stand, sia lo shampoo, il trattamento quando ti prendi i pidocchi, il trattamento di mantenimento, e poi c'era la lozione prevenzione. Questa qui ovviamente io non l'ho mai provata, la proverò con Stefano in questo periodo perché già ci sono i pidocchi in classe. Stefano ha i capelli super corti, glieli taglio di proposito molto molto corti, dove di solito attacca il pidocchio, che è tipo qua e qua dietro, nei punti più caldi della testa. Il ciuffetto lo lascio, ma in realtà, insomma, diciamo che io ci sto attenta perché ultimamente non c'avevo questo, quindi c'avevo uno spray che avevo comprato sempre della L'Oreal, se non sbaglio, era tipo geranio un po' acetoso, ve l'avevo fatto vedere in un video, e quello puzza un po' d'aceto quando lo metti sui capelli, quindi la mattina prima di comprare l'antipidocchi mi sono trovata sprovvista perché questi pidocchi sono usciti fuori all'improvviso, anche perché non pensavo sinceramente che il primo giorno di scuola girassero i pidocchi, e quindi gli ho messo subito sto spray all'aceto e poi gli metto la lacca, in modo che magari col fatto che il capello sta bello tipo incrostato il pidocchietto non si attacca. Idee sceme, perché comunque se il pidocchio lo devi prendere, te lo prendi. Comunque vabbè, ho preso questo, c'è cioè l'olio essenziale di eucalipto e di tea tree oil, un'azione barriera, ingredienti di agricoltura biologica. Pure qui vorrei aprire una parentesi perché ho visto tutto uno speciale sui prodotti normali e prodotti biologici, l'hanno fatti analizzare e praticamente sono tagli e quali a quelli normali. Vabbè, chiusa parentesi, non lo dico io, ho vissuto un servizio. Comunque sono tutti estratti vegetali, quindi forse io poi adesso non ho guardato bene gli ingredienti, siccome era uscito che tutte queste cose antipidocchi erano pure cancerogene, ho detto vabbè, proviamo qualcosa di più naturale possibile. Se voi l'avete già usato, consigli e opinioni. Ho preso pure la brochure informativa, perché anche se si sa quasi tutto dei pidocchi, rileggere e informarsi non è mai sbagliato. Poi ho preso qua
Allora, avevo finito il mio struccante che mi aveva dato Federica, quello al collagene, era qualcosa di wow. Credo che sia una delle prime cose che finisco realmente in poco tempo, perché pur utilizzandone pochissimo, ma l'ho amato, non ho proprio avuto voglia di cambiare prodotto. Infatti Federica, se stai a guardare sto video, quando ti ricapita, portamelo. Quindi ho preso questo della Clinians. In realtà non hanno una grandissima scelta di latte detergente, soprattutto a gusto mio, perché a me mi piace quasi molto denso in crema. Il latte detergente, quando lo metti, sono molto fluidi, invece a me mi piacciono belli strong, devono essere tipo compatti. E quindi vabbè, questo è latte e olio anti-age con olio di argan, radicali liberi, blim 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 bla bla bla. Mai provato, anche questo fatemi sapere tramite appunto il commento in community se l'avete provato e se vi è piaciuto. Poi, per quanto riguarda sempre il beauty, prendo un po' random, ho preso un altro mascara. Avevo preso, vi ricordate quello giallo effetto ciglia finte che vi ho detto, vi linko il video, no? Che in realtà era tipo effetto ciglia malloppate, ma avevo trovato il modo per applicarlo e vi è stato anche d'aiuto, perché avendo visto quel video in tanti hanno provato a fare come avevo detto e quindi si sono trovate meglio. E avevo preso un altro nella versione verde, se non sbaglio. Poi ho visto questo non l'avevo mai provato, ma di che marca è questo? Ah, della Debbie. All in one mascara. Praticamente dà volume, in curva e separa le ciglia. Ora, il mio grande cruccio di questo costava tipo 4,80€ se non sbaglio, quindi non tantissimo, è che non c'era il tester, quindi non ho potuto vedere lo scovolino, ma spero che sia uno degli scovolini che amo io. Per quanto riguarda la prima busta, ho ripreso il profumo a biancheria che vi ho mostrato anche in un vlog. Questo è Tesori d'Oriente nella profumazione Peonia e Narciso. Io l'ho sniffati tutti, ma vi assicuro che questo è il migliore. Io non sono un amante dei profumi di Tesori d'Oriente, ma se questo lo provate, lo amate. Soprattutto se usate il Lenore come ammorbidente. Ci aggiungete, qui c'è scritto uno o due tappini, a seconda anche della quantità di bucato. Io se ho i panni estivi ne metto uno, perché il panno estivo assorbe immediatamente. Quello invernale magari ce ne metto due, soprattutto sulle felpe del lillo. L'odore che lascia, cioè fate così, vanno usate, vi rimane l'odore sulla mano, è buonissimo. E poi lo uso anche come nella mia ampolla diffusore, ci metto l'acqua e poi ci metto qualche goccia di questo. È molto oleoso, veramente ne basta pochissimo. Costa un po', perché costa quasi 6€, 5,90€, una cosa del genere, ma vi assicuro che dura tanto, perché va usato con parsimonia. Ma è veramente, provatelo e poi ditemi che cosa ne pensate, cioè non vi dico un filo di bugia, lo amerete. Poi, per quanto riguarda la seconda busta, ho preso altre due confezioni di Lenore. Oggi ho preso questo nella versione violetta, ma in realtà mi piacciono tutti, sia quello nella versione viola, quello nella versione dorata, questo, quello nella versione verde, li amo tutti. Però quelli che prendo sempre al volo sono questi violetti e quello verde, prendo un po' di più, però questi sono favolosi. Ho preso i panni per i mobili, panni polvere della Braun. Io di solito utilizzo lo Swiffer con lo spray e quant'altro, però quando tipo so quei giorni che vado un po' di corsa, prendo il panno, una botta e via. Questi li hanno fatti anche per umidi, per il pavimento, anche per il parquet, e so comodi, perché certe volte mi è capitato di aver lavato in terra, magari Fibi mi ha risporcato, prendo il bastone della Swiffer, ci metto un panno di questi e ripasso senza dover prendere il secchio, l'acqua, quindi è all'emergenza, non è che li utilizzi tutti i giorni. Quindi comodi, veramente comodi per chi va sempre di corsa e pur facendo di tutto dentro casa c'è sempre la casa zozza. Allora, ultima cosa, insomma, no, questi, allora, ho preso cattura polvere, mi servivano i panni, di solito li trovo sempre nelle scatolette, questi era a rotolo, ho detto vabbè, proviamolo, costa un po' di meno, in realtà quanti ce ne andranno? 30 strappi, vabbè, quindi è come se fossero 30 salviettini, ho detto vabbè, proviamoli, mi sembravano poi belli porosi, a nido d'ape, mai provati, però l'ho presi anche questi perché stavano in offerta. Ho preso una cazzatina, nel senso che c'erano le colle, glitter, neon, effetto rilievo. Era colla, sì.
sono queste bottigliette di colla che tu puoi usare per decorare le cartelle, gli astucci, le scarpe, i vestiti, il diario. Anche queste stavano in offerta, però non ricordo esattamente quanto l'ho pagate. L'unica cosa è che mi sembra di aver capito che è lavabile in acqua, quindi se io ci faccio una maglietta e poi la metto nell'acqua è un cavolo e tutt'uno, quindi vedremo. Poi regalino per Lillo, ovviamente pagato con la sua carta di credito. Gli ho preso una crema idratante fortificante senza alcol, perché Lillo c'ha una pelle molto sensibile, della L'Oreal Men Expert. La L'Oreal fa la linea maschile, che secondo me è wow, ma effettivamente anche la linea femminile, Revitalift, tutte queste creme che stanno facendo ultimamente antirughe per pelli mature sono favolose. E appunto ho preso questa a Lillo perché c'ha la pelle molto delicata. Poi in offerta ho trovato le ampolle Revitalift, appunto il filler all'acido ialuronico. Io già ho il siero all'acido ialuronico della Venus, buonissimo tra l'altro, però volevo provare queste e siccome il prezzo pieno dovrebbe essere sui 18 o 19, non mi vorrei sbagliare, forse dico una cretinata, però stavano in offerta a 12 euro, quindi ho detto cavolo, a questo prezzo me le prendo. Mai provate, se voi le avete provate fatemi sapere se sono una ciofeca o se sono valide. Credo che siano valide perché, come vi ho detto in anticipo, la Revitalift fa delle cose favolose. Pezzo forte, era un po' che io lo vedevo nelle televendite, media shopping, quello, quell'altro, però avendo il mocio, comunque io ho sempre utilizzato quello. Ma però ho detto, a me sto coso me invoglia, io se lo trovo a poco me lo devo provare. E infatti, pezzo forte, state ferme lì, non vi muovete, ma prima piccola pubblicità. Detto questo, non lo so, mi piaceva. Siete pronte? Ta-da! L'ho pagato 19 euro ed è il set per lavare in terra ma con la mop. Mi piaceva l'idea di, non lo so, di... Io adoro la mop, ok? Adoro proprio questa sarebbe la mop, no? Infatti a volte dopo che ho lavato in terra prendo proprio la mia mop, ci spruzzo un po' di elettrostatico, pure se non c'ho il parquet, infatti Pippi pure la scivola, e passo sta mop un po' in tutta casa, poi mi passa bene sotto il letto essendo piatta, invece con lo straccio faccio sempre un po' di fatica. Col mocio non viene mai pulito. Quando ho tempo che utilizzo proprio lo straccio, che lo strizzo e lo metto sullo scopettone, quando vai sotto i letti ti perdi sempre lo straccio, arrivia lo straccio, ripiega lo straccio, rimettilo bene. Allora ho detto, senti, io ci provo. E quindi niente, l'ho presa. Spero che dentro ci sia pure il manico, penso di sì. E è in microfibra e ho detto, senti, 19 euro, ma io che c'ho da fare? Lo provo. E quindi eccolo qui, il mio set per lavare in terra in maniera facile, pratica e veloce. Ok ragazze, a parte questo mio video un po' così, tanto per giocare, io spero che il video vi sia piaciuto, vi do un bacio, mettetemi un like per supportarmi, non lo dico mai, ma vi ricordo che se volete potete iscrivervi al canale perché stiamo crescendo, siete tantissimi, quindi grazie come sempre, doveroso un secondo ai nuovissimi iscritti e alle mie gerberelle, gerberini adorati che mi seguono dall'epoca di Checca e Nina. Detto questo, attivate la campanella per ricevere le notifiche. Io vi do un super bacio e ci vediamo al prossimo video.